Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Oggi un altro video, sempre visto che ne sto caricando praticamente due al giorno, anche se quello che ho fatto prima non era proprio un granché. Mi è arrivato questo pacchettino da Sophie & Toffee, penso di averlo detto bene, ieri, ma mi sono dimenticata totalmente di fare il video. Ma prima, questo è quel cesso del treppiedi che ho usato per solo un paio di mesi. L'avevo comprato su Amazon e faceva schifo, adesso si era proprio rotto a metà e ne ho ordinato un altro, adesso ne sto usando un altro, appunto, visto che mi chiedete come tengo sulla fotocamera, ecco cosa uso, una cosa simile, adesso speriamo che questo duri di più, anche perché ne ho comprati due, così per un po' sono a posto, tanto costano tipo, non costano 2 euro, perché quelli da 2 euro durano un giorno, però per 15 euro fa lo stesso. Bene, dicevo, ora vediamo un pochino cosa ho comprato, perché devo dire che ci ha messo un bel po' ad arrivare. Se vi ricordate, avevo fatto un po' di tempo fa un ordine da Miniature Suite, mi era arrivato, sono passate settimane, li ho fatti lo stesso giorno gli ordini, quello di Miniature Suite mi è arrivato in una settimana e mezzo tipo, questo qui invece ci ha messo, non so ormai quanto tempo è passato. Adesso comunque vediamo un pochino di aprirlo, è tutto bello imballato. Ok, c'erano 6 strati di Pluriball, sono riuscita a liberarlo. Comunque carino questo decotape. Allora, è tutto in questa borsa molto molto carina. E adesso tiro fuori tutto. Allora, intanto avevo comprato alcune decorazioni da mettere sulle cover sempre, visto che non le avevo trovate da altre parti. Ho comprato queste, che purtroppo sono poche, ma vabbè, magari ne userò una per farci lo stampo e ne farò qualcuna in resina. Appunto, sono delle caramelle, delle jelly qualcosa, non lo so come si chiamano. Ah sì, ne ho comprati 3. E poi anche un po' di Smarties, M&M's, visto che sono molto carini come decorazioni e non riuscivo a trovarli da altre parti. Che carino questo, non so cosa sia. Ah beh, è tipo il bigliettino da visita, diciamo, il sito si chiama così. E in più, visto che c'ero, ho comprato un pochino, come vedete, abbastanza, di cover pucciose da decorare. Il problema è che non mi ricordo per cosa sono. Oh mio Dio, ma cos'è? È enorme. Ok, non so che cosa sia questa cover perché è immensa, cioè guardate la differenza. E boh, vabbè, comunque adesso andrò a vedere nel riepilogo dei miei ordini sul sito, così mi ricordo perché cosa sono queste cover. E sono tutte perfette da decorare con il silicone, eccetera. Adesso se mai sotto qui mentre parlo vi scrivo perché telefono sono. Sono tutte dure, visto che devono essere per forza rigide per essere decorate. E ne ho appunto prese tante. Allora, queste sono per qualche iPhone, non so quale. Lilla. Sono per diversi iPhone in realtà, questo penso che sia il 4, questo è il 5, qualcosa del genere. Verde pastello, rosa pastello. Questa la vedo già così, è per il... penso che sia per il Samsung Galaxy S5 o 4, non lo so. L'S5 io l'ho comprato, visto che mi si è distrutto il mio, ne ho comprato. Adesso ce l'ho in carica perché mi è arrivato un quarto d'ora fa. E potrebbe essere una cover, sì, penso che sia... questa è per il mio telefono appunto, non la metto in vendita. E quindi penso che queste siano per l'S5. E queste, forse per l'iPhone 6, sono grandine però nel buco qua di lato. E appunto sono azzurro pastello e verde pastello. Sono molto carine. E basta, questo era l'ordine che ho fatto. L'avevo fatto per sostanzialmente solo per gli M&M's perché non li trovavo. E poi ho approfittato per il fatto che c'erano le cover e non costavano molto appunto. Bene, io penso di avervi detto tutto. Vi saluto, ciao!